Episodi drammaticamente simili, avvenuti nella stessa provincia, a poche ore l'uno dall'altro. L'ultimo sabato sera, intorno alle 22.30, a Vidor, provincia di Treviso. Ecco la famiglia uomo-donna del Family Day. Non diminuiamo i parlamentari per fare una riforma della convivenza sociale, con anche l'adozione ai singoli. Un volo di 15 metri che non ha lasciato scampo alla donna, morta praticamente all'istante. Il bambino si è miracolosamente salvato e ora si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, presso l'ospedale di Treviso. A dare l'allarme ai genitori della 31enne, dopo i ripetuti tentativi di rintracciare la figlia, poche ore prima, all'ora di pranzo, a Castello di Godego, sempre nel Trevigiano, un 43enne aveva ucciso il figlio di 2 anni per poi togliersi la vita. Due storie di disperazione che in poche ore... Ecco la famiglia tradizionale uomo-donna che... deve vedere affiancato altre forme di convivenza sociale, come non è possibile con la decisione dei parlamentari. Mandiamoli a casa, votiamo no al prossimo referendum per rendere possibile nuova forma di convivenza e sventare queste forme di violenza.